Ma io volevo chiedere una cosa, Presidente del Consiglio, che ho seguito quello che ha detto Ferruccio De Bortoli. Io lo volevo, anche diciamo come Presidente del Consiglio, come marito, la preoccupano di più in questo momento le critiche private, amare, di sua moglie o il timore di deludere la gente d'Abruzzo con la ricostruzione? Io ero venuto per parlare dell'Abruzzo e avevo anche ho tante buone notizie da No, dare. ci E arriviamo non subito, ho il guardi. No, però timore, non... sì, non ho il timore di deluderli, perché intanto vorrei dire che ad oggi noi siamo in una situazione molto, difficile come gestione, ma a cui facciamo fronte benissimo e stiamo suscitando anche l'ammirazione di tutti gli altri paesi e delle protezioni civili degli altri paesi che ci chiedono di poter conoscere il nostro progetto e la nostra esecuzione. Pensi che oggi noi abbiamo qualcosa come 75.280 persone che gestiamo ogni giorno, fornendo a queste persone pasti caldi alla mattina, a mezzogiorno, alla sera. Le abbiamo suddivise metà e metà, per metà siamo riusciti ad allocarle presso istituzioni alberghiere, a Teramo, a Pescara, a Chieti, ad Ascoli Piceno e in altre città, altre ancora sono in case messe generosamente a disposizione da parenti, da amici o comunque da privati, sono esattamente 32.247 le persone che sono sotto un tetto. E assolutamente in una situazione di comodità, sono 33.033 le persone che ancora abitano nei campi che abbiamo realizzato di tende. Abbiamo esattamente 170 campi con 5.600 quinte molto moderne, illuminate, riscaldate, stiamo dando la televisione, sono fornite di tutti i servizi possibili, per esempio abbiamo 200 moduli con tre bagni che visitiamo, puliamo e sterilizziamo 4 volte al giorno. Abbiamo 99 cucine da campo con dei cuochi di cui tutti dicono lodi e abbiamo dei 39 centri medici. Quindi stiamo davvero gestendo 65.280 persone che non possono rientrare nelle loro case, a cui si aggiungono 10.000 persone della nostra organizzazione. Credo che non si sia mai data in un paese occidentale una situazione gestita in questo modo da parte dell'intervento dello Stato e del Governo. A questo proposito vorrei ricordare che abbiamo anche prodotto numerose ordinanze, per cui tempestivamente il giorno stesso del 6 aprile abbiamo reperito tutte le soluzioni alloggiative alternative che paghiamo naturalmente agli albergatori. Abbiamo sospeso tutti i termini processuali, tutti i termini previdenziali, tutti i termini sostanziali, abbiamo sospeso i versamenti che si devono fare da parte delle aziende e dei singoli per la previdenza, per l'assistenza, per le assicurazioni, abbiamo Anche per le anticipato imposte? tutto, è stato praticamente messo fine a ogni impegno di contribuzione da parte dei cittadini. Abbiamo prorogato le indennità di disoccupazione, abbiamo semplificato la distribuzione dei farmaci che è diventata gratuita, abbiamo dato a tutti la facoltà di rinegoziare i mutui con gli istituti bancari, abbiamo differito tutta la regolamentazione dei rapporti bancari, abbiamo sospeso il pagamento delle bollette della luce e del gas, abbiamo dato a chi si è da solo organizzato un contributo di autonoma sistemazione, abbiamo ridefinito tutti i calendari scolastici e abbiamo riorganizzato nelle tendopoli e nelle città dove le persone stanno in albergo dei plessi scolastici che hanno cominciato a fare lezioni. Abbiamo sospeso tutti i termini di scadenze in materia pubblicitaria. Il 15 aprile abbiamo inviato un contingente di 700 militari con funzioni antisciacallaggio. Non si è verificato un solo atto di sciacallaggio, eppure ci sono tutte le vetrine piene di merce che è stata lasciata lì, ci sono tutte le case. Non un solo atto di sciacallaggio. E il 21 aprile abbiamo fatto altre misure anticrimine, di monitoraggio delle imprese che sono impegnate nella ricostruzione. Abbiamo esentato dall'IRPEF e dall'ICI per tutti i fabbricati e
E poi abbiamo fatto, introdotto tutte le misure di vigilanza per l'appalti. Il 1° maggio abbiamo nominato con mia ordinanza 49 sindaci dei 49 paesi colpiti dal sisma come attuatori, come soggetti attuatori delle disposizioni del commissario che è il responsabile della protezione civile, che fa parte direttamente della presidenza del Consiglio, e poi abbiamo varato un'ordinanza con cui abbiamo messo a disposizione 8 miliardi di euro, 16.000 miliardi di lire per la ricostruzione. Presidente. Si sa, e chiedo scusa ma finisco, che chi volesse ricostruire la casa da solo, la stessa casa, o costruirsi una casa altrove, ha a disposizione un fondo gratuito di 150.000 euro, cioè 300 milioni di vecchie lire, o se deve semplicemente fare degli interventi di restauro, il fondo arriva a 80 euro, 160 milioni di vecchie lire per il restauro. Ma se qualcuno dimostrasse con una perizia asseverata da un professionista, una perizia firmata e giurata dal professionista, di avere necessità di ulteriori fondi, il governo prenderà in esame anche la possibilità di ulteriori fondi. Dobbiamo approfondirlo un momento, Presidente. Guardiamo però, per non andare troppo avanti, con Barbara Romano il decreto, il primo decreto che voi avete fatto sul terremoto. €5.800.000.000. È questa la cifra stanziata nel decreto terremoto, che prevede una copertura cash di €1.152.000.000 per il 2009. Il resto dei finanziamenti è spalmato fino al 2032, mentre a decorrere dal 2033 si prevedono finanziamenti per €2.9 milioni di euro. A queste si aggiungono ulteriori risorse per la ricostruzione che arriveranno da più fondi. A chi ricostruirà da sé la casa andrà un bonus di €150.000. Per chi dovrà ristrutturare un'abitazione danneggiata ma non totalmente inagibile, il contributo sarà di €80.000. Ma lo Stato è disposto ad allargare di più i cordoni della borsa per chi ne avrà bisogno. E chi dovrà adeguare la casa a rischio sismico, credito d'imposta del 55% con un tetto di €48.000. Il decreto Abruzzo reperisce risorse senza aumenti di tasse, come ha detto il ministro dell'Economia Giulio Tremonti, ma spostando le risorse da una voce all'altra del bilancio. Una parte dei fondi, circa 500-700 milioni, verranno utilizzati per edificare nuovi quartieri provvisori. Altri finanziamenti andranno direttamente alla ricostruzione, che comincerà all'Aquila con la realizzazione in 15 zone già individuate di 5.000 nuovi alloggi non provvisori, mini appartamenti di 52 metri quadrati per 13.000 persone. Un progetto edilizio che il premier Berlusconi ha promesso di realizzare entro 5-6 mesi. Alloggi che, una volta rientrati i nuclei nelle case originarie, saranno trasformati in campus universitari. Per riedificare la casa dello studente ci saranno 16 milioni dal fondo edilizia universitaria. Il decreto include anche la sospensione del pagamento dei tributi, degli affitti, se la casa è locazione inagibile, e delle rate dei mutui di qualsiasi genere. Chi ha un mutuo e ha avuto la casa distrutta potrà girarlo allo Stato, che lo pagherà attraverso Fintecna, oppure potrà decidere di mantenerlo in essere. In entrambi i casi avrà comunque diritto al bonus di €150.000. Per i lavoratori dipendenti è prevista la proroga dell'indennità di disoccupazione. Per i cococò e gli autonomi che hanno dovuto sospendere l'attività è previsto un indennizzo mensile di €800 finché non riprenderanno il lavoro. Dove saranno reperite le risorse? In gran parte dal fondo di Palazzo Chigi a sostegno dell'economia e delle imprese, che ha a disposizione 9 miliardi. Soldi inizialmente destinati all'industria, che dovrà cedere dai 2 ai 4 miliardi all'Abruzzo. In particolare alla causa della piccola e media impresa. Sarà di 400 milioni il tributo che invece le infrastrutture dovranno pagare al terremoto dei 16,6 miliardi netti a disposizione. 400 milioni prelevati dal fondo aree sottosviluppate. Un'altra boccata d'ossigeno arriverà dai giochi e dalle lotterie, dai 500 ai 700 milioni. Altri 300 milioni saranno recuperati dal cosiddetto tesoretto di Tremonti, 220 milioni verranno dallo spostamento del G8 dalla Maddalena all'Aquila, 700 milioni arriveranno dai fondi dell'Unione Europea, 1 miliardo dal fondo di Palazzo Chigi per le imprese e 1 altro miliardo dalla Cassa Depositi e Prestiti, mentre l'INAIL contribuirà con 930 milioni.